Con 45 appuntamenti in programma, oltre 10 iniziative dedicate ai bambini, 7 mostre, 11 ristoranti con menù medievali e personale in costume, alcune novità salienti negli eventi clou, Perugia 1416 tira il bilancio della quarta edizione della manifestazione andata in scena dal 14 al 16 giugno, riportando a casa circa 100.000 visualizzazioni nella diretta streaming, con collegamenti oltre che dall'Italia, dagli Stati Uniti, Gran Bretagna, Brasile e India. Sentiamo la presidente Maria Teresa Severini. Il bilancio è quello di una rievocazione che sta crescendo e che quindi è ancora in divenire, ci sono ancora cose da arricchire o da cambiare, allungare. Sicuramente però bisogna farlo un po' alla volta anche per questioni di risorse umane ed economiche. E la cosa mi dà l'occasione di ringraziare tutti i sostenitori che sono stati tanti e anche generosi. Purtroppo poi ogni cosa ha un costo, però devo dire che c'è una bella rispondenza, tutto ricade in territorio umbro. Di questo siamo orgogliosi e lo confermiamo. E c'è una partecipazione crescente anche di bambini, abbiamo visto. La cosa ci fa molto piacere perché poi abbiamo creato anche un medioevo per i bambini, addirittura anche coinvolgendo il POST, il TFU. Il risultato è stato presentato questa mattina nella sala della Vaccara, Palazzo dei Priori. C'era anche il direttore artistico della manifestazione, Stefano Venarucci.